Aldo, oggi giorno 22 maggio, è un mercoledì alle ore 14, 14, mi trovo su questo ponte barcollante, è barcollante davvero, devo stare attento come girarmi, dove mettere i piedi, può cadere da un momento all'altro. Sono sul fiume Pioverna, avete capito già che valle sono. Sono su questo ponte pericolante. Ma che bello qua il torrente Pioverna. Vediamo se riesco a andare. Devo stare attento dove mettere i piedi perché c'è un asse che può cadere. Ecco, ad esempio qua c'è un punto strategico. È anche storto il ponte, devo stare attento. Ecco, superato. Ah, c'è un altro punto critico qui. Quest'asse qua, mettere il piede appropriato bene. Ecco, ce l'ho fatta, sempre con le solite scarpe brutte. Ce l'ho fatta. È quasi superato questo ponte, quasi arrivato alla fine. Per vedere un panorama stupendo di un bel paese. Prima vi faccio vedere il fiume Pioverna, che in questo punto è veramente bello, eccezionale, con tante tonalità di verde, l'acqua che scorre, il fluire, dà un senso continuo che la vita prosegua, non abbia un fine. La vita prosegue nella corrente di un fiume. Ecco che guardo di nuovo, ah, qua c'è un asse che mi ricordo, questa qua, sì, proprio questa qua che è storta, superato. Ah, adesso qua il ponte è obliquo, balla anche, ultimamente balla su questa parte finale, ma ce l'ho fatta, sono quasi arrivata alla fine per farvi vedere il paese che ho di fronte a me. Lì c'è la mia borsa con dentro la mia casa. Ecco, sono arrivato alla fine del ponte. Non sono caduto. Ecco, di fronte c'è Pasteur, il paese si vede benissimo, in Val Sassina, Pasteur, e poi là di fianco, dopo quella cascina, lateralmente c'è un altro paese che si chiama Baiedo, e là è la montagna, la rocca, dove al di là di quella montagna prosegue ancora la Val Sassina. Qui come c'è un punto di accesso nella Val Sassina stretto, poi si riapre di nuovo nell'altra vallata, sempre con lo stesso nome. In alto lì, che si vede bene, c'è una rocca. Poi ci sono i piani di Nava che si può raggiungere facendo un sentiero partendo dal paese di Baiedo. L'ho fatto prima, ora vi saluto col tempo incerto, ma bello. Non piove, non fa né caldo e né freddo, sono in questo campo verde e più saluto il mio ponticello che mi ha fatto tremare anche a me nella mia vita barcollante. Saluti da Aldo, eremita.